Eccoci qua, la Formula 1 arriva a Marina Bay. Benvenuti a tutti voi che ci seguite da casa e preparatevi a una gara scoppiettante nelle roventi, ma bellissime strade di Singapore. Il circuito cittadino di Marina Bay ha 23 curve, 13 a sinistra e 10 a destra, per un totale di 5 km, attraverso i luoghi principali del centro di Singapore. Qui la velocità media sul giro è di circa 170 km orari. Luca Filippi è con noi ancora una volta per il Gran Premio di oggi. Parliamo un po' di Calabrese. Ha fatto un'ottima annata e arriva al Gran Premio di questo weekend essendosi meritato tutto. Sono d'accordo, stagione davvero impressionante. Ma titolo in tasca o meno, non penso che passeggerà fino al traguardo. Visto che i punti non sono più un problema, potremmo vedere un approccio ancora più aggressivo. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Calabrese si posiziona in pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Nel resto della griglia invece Vettel, Hamilton, Charles Leclerc e Ricciardo, Verstappen, Norris, Sainz e Lance Stroll, Giovinazzi, Perez, Dani Kvyat e Magnussen, Russell, Raikkonen, Nyck de Vries e Alexander Albon, Ocon, Gasly, Mazepin e Romain Grosjean relegato in fondo alla griglia. Manca poco e le 5 luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. Nice start.
DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Let's use overtake and burn some of this energy. We're leading our teammate by 21.1 seconds. They're on fresh softs. They're in 19th. The time last lap was a 1 minute 50.4. Fourth. The difference is 11.6 seconds. They're on fresh softs. The time last lap was a 1:47.9. The teammate behind is 23.5 seconds. They're on fresh softs. They're in 19th. The time last lap was a 1 minute 50.4. This is your final lap of the race. We'll be right back.
Great job. You've done everything we wanted today. È stato un anno incredibile per la Formula 1. I piloti hanno dato il massimo per rendere questa stagione una delle più appassionanti nella storia dell'automobilismo. Purtroppo può esserci un solo vincitore. Ed eccolo qui, il nostro nuovo campione del mondo di Formula 1. Una vittoria spettacolare, con questa il campionato è in tasca. È stata una stagione fantastica, si merita tutti gli applausi dei tifosi. Congratulazioni! Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo. Dopo una gara del genere sono stanco io. Non oso immaginare loro. Hanno lavorato sodo per arrivare lassù. È una grande soddisfazione vederli raggiungere il podio. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La scuderia in testa conserva la prima posizione, ma i rivali guadagnano terreno. Nel frattempo prosegue la scalata alla classifica dell'Alfa Tauri dopo un weekend entusiasmante. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Mm-hmm.